Buonasera Pillon, allora subito una domanda, nuovo modulo, soddisfatto oltre che del risultato anche della prova? Al di là del modulo sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento positivo, subito dai primi minuti abbiamo preso in mano la partita. Peccato perché abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio, nella lettura delle situazioni, che sono state tante nel primo tempo, dove potevamo passare in vantaggio. Abbiamo preso gol anche su un fallo che non c'era, perché bisogna dirlo anche questo. E poi nel secondo tempo abbiamo sofferto i primi 10 minuti e ci siamo un po' aperti e loro sono stati bravi a prenderci il contropiede, mentre nella parte finale, l'ultima mezz'ora, la squadra ha fatto molto bene e ha cercato di vincere la partita. Un pizzico di fortuna in avvio di ripresa quando c'è stato quel palo di Iammello al terzo e poi la super occasione ancora di Iammello con il miracolo di Fiorillo. Pescara ha resistito, ha retto, poi nel finale avete provato a vincere questa partita. Sì, noi abbiamo avuto quei momenti di difficoltà nei primi 10 del secondo tempo, perché volevamo rimediare a tutti i costi la partita e ci scoprivamo, invece dobbiamo stare sempre compatti anche nelle difficoltà. Ma poi l'ultima mezz'ora bene, non abbiamo concesso più niente, la squadra ha cercato di vincere la partita. Peccato, perché si poteva fare, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto le possibilità di passare in vantaggio. Questo momento, Pillon, resta forse un po' il problema della scarsa concretezza della squadra in zona gol. Oggi la rete è arrivata su calcio di rigore, avete avuto le occasioni soprattutto nel primo tempo, però questa squadra continua a faticare a far gol. Ma noi le situazioni da gol le abbiamo create, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella parte finale della partita. Arriveranno anche i gol con la calma, con un po' di pazienza, con un po' più di lucidità e tranquillità soprattutto. Non scordiamoci che venivamo da una settimana pesante, sotto il profilo che non era facile. Abbiamo preso 5 papine, mettersi in campo e pedalare come abbiamo fatto noi oggi, non era facile. Perciò faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere, per la determinazione. Dobbiamo guardare avanti adesso che ci sono altre tante partite molto difficili, non sarà facile nessuna di queste, perciò prepariamoci per le altre partite. Un giudizio le chiedo su Marras, la prova di Marras da trequartista e poi anche una prova in generale della squadra, l'atteggiamento, insomma lei aveva chiesto di tirar fuori gli attributi ieri, ragazzi? No, gli attributi li abbiamo tirati fuori, abbiamo visto un atteggiamento più aggressivo della squadra, più in avanti, un pressing molto più alto rispetto alle altre partite. E delle situazioni gol parecchie che potevamo trasformare in gol, anche se non l'abbiamo fatto. Però devo... Marras e Monachello? Bene, devo dire che hanno fatto bene il loro lavoro, ma io guardo nel complesso della squadra, ma di là del modulo, di quello che si gioca, è l'atteggiamento, che l'aggressività, il carattere, la determinazione che abbiamo avuto in questa partita.